un cenno ai portieri da parte della direttore di gara e siamo ufficialmente partiti. Prima giornata della Pink Cup. Crispy Team Esa Esrin, subito pallone nella difesa delle maglie rosse. Nella metà campo dell'Esa Esrin, ancora il contrasto apparentemente vinto da dell'uomo, poi la palla che scivola via, buono qui, pronto a caricare il destro Baiani, provvidenziale Taffettani che si spiti in Esa Esrin nella prima giornata di campionato Pink Cup. Possesso ora per il Crispy, buona l'intenzione, carica il mancino Bianchi, per pochissimo interviene bene Taffettani. Taffettani pronta tra i pali, parte Bianchi col mancino e va in rete il primo gol. 6 minuti sul cronometro di gioco, passa in vantaggio il Crispy Team. Palla che rotola via, Taffettani a recuperare, si guarda intorno, cerca un compagno per giocare, il tocco alto di Mancini, buono il controllo con la testa, però non c'era nessuno. A colpire il pallone, carica comunque il destro, colpisce il legno. Ancora tocco alto, cerca di destreggiarsi Pace con il destro e c'è il 2-0 del Crispy Team, firmato Pace. Stava cercando Mancini, che idea che stavano congegnando le ragazze dell'ESA, ma il mancino di Bianchi che non si fa attendere, stoppa bene la difesa, il cross a cercare la sovrapposizione con Mancini, l'ottimo intervento a chiudere di Giannini. Poi la palla che esce ancora, rimessa per il Crispy, il destro dalla distanza a voler sorprendere Taffettani e ci escono. C'è il 3-0. Ancora tocco corto, difficile da gestire. E il pallone che entra dentro. La palla vagante, cerca di approfittarne Bogazzi, prova ad allungarsela sull'out di destra. Ha spazio per cercare la soluzione col mancino. Cross che però non trova concretezza. Palla che rotola via, si immola sulla sfera Mancini. Buono il movimento col destro di punta. Regolamentari da disputarsi. E c'è la possibile ripartenza del Crispy Team che cerca spazio per calciare sotto le gambe di Taffettani che non riesce a stoppare questa quinta rete. Taffettani il lascio al volo in profondità, cerca di farsi spazio Mancini, pronto a caricare il destro, palla ancora per Mancini e riescono a segnare la prima rete firmata Mancini. Bayern ancora sulla tre quarti, Bianchi cerca di servirla, la triangolazione che termina con Baiani, la porta vuota e c'è il gol firmato Flamini, 6-1. Gregorio cerca profondità con Mancini, difficile il controllo, c'è Gregorio che voleva sorprendere Giannini, non si è fatta sorprendere questa volta, ma c'è il destro a cercare il secondo palo, termina poi in out. Baiani la tiene alta, poi allontana l'Esa e c'è però il triplice fischio che ha dichiarato ufficialmente chiusa questa prima giornata della Pink Cup. 3 punti guadagnati dal Crispy Team, risultato di 6-1.